Insieme a Michele Cocomazzi, ex assessore della Giunta di Brino, oggi non candidato, con la sorella candidata nella lista Popolari per l'Italia, la grande domanda, ancora nell'UDC o meno? Mai usciti dall'UDC, costituisco insieme agli amici Giuseppe Sabusco e Tereso Di Pietro il coordinamento regionale. Abbiamo il nostro simbolo, abbiamo anche la delega all'utilizzo del sindaco, del simbolo, che a dispetto di quanti invece credevano cose diverse non ci è stata mai revocata. Ma non ci sarebbe stato neanche il motivo, perché tutto ciò che abbiamo fatto, anche con la configurazione dei nostri cugini Popolari per l'Italia, è stato concordato appieno sia con Lorenzo Cesa che con l'amico Mario Mauro. Eppure un elettore il 25 maggio alle europee avrà un simbolo, se vuole mettere la stessa croce su quel simbolo alle amministrative voterà Marone e non Sbrocca. Non so se si accadrà questo. Sappiamo perfettamente che nell'ambito della strutturazione di alleanza politica, il nostro partito ha acceso un'alleanza, devo dire anche funzionale, e che io anche condivido con gli amici del nuovo centrodestra. A livello amministrativo, qui si è fatta una scelta ponderata, del tutto diversa, ma con chiare e nette motivazioni che giustificano questa scelta. È inutile andare avanti nel tentativo di far continuare a fare confusione tra l'aspetto politico di questa vicenda con l'aspetto amministrativo. Sono due strade nettamente diverse e abbiamo la netta e chiara legittimazione a fare la scelta che abbiamo fatto, perché, ripeto, le motivazioni che abbiamo sono assolutamente Non avete giustificative. paura che però questo elemento, che comunque è un elemento di confusione per l'elettore poco attento a queste dinamiche, possa farvi perdere qualche decimale di consensi? Assolutamente no, proprio perché la tornata amministrativa è la tornata sulla persona, sul soggetto, su quelli che hanno lavorato per questa città, mettendoci la faccia, mettendoci l'impegno, a parte il sottoscritto, tutta una serie di amici che sono presenti alla nostra lista, i 4/5 della giunta comunale dell'amico Antonio Di Brino sono presenti alla nostra lista, per cui da questo punto di vista siamo assolutamente sereni. Quindi la proposta politica di Angelo Sbrocca è una proposta che paradossalmente è di continuità rispetto alla vecchia amministrazione. No, questo non lo possiamo dirlo assolutamente. La proposta di Angelo Sbrocca è una proposta di innovazione, credo anche di discontinuità, e che ha motivazioni ponderate tali che ci hanno fatto fare questa scelta, a differenza di altre proposte, che io definisco preconfezionate, studiate a tavolino, non tavolini sparsi per la città, ma forse tavolini sparsi per altre città. E questo indipendentemente poi dalla presenza dell'amico fraterno Michele Marone, a cui io rinnovo la mia stima e il mio affetto, ma che non è assolutamente in discussione il rapporto personale, ma con cui ho parlato nettamente e con estrema chiarezza nelle settimane scorse. Abbiamo sposato questa linea perché crediamo in un profilo nuovo, in un profilo di alta competenza professionale e in un profilo che ha in testa di capovolgere la città, anche su parametri di investimento politico. Frattura in questa stessa macchina ha detto che però l'UDC, nonostante l'avvicinamento di Sabusco, non entrerà in giunta perché non faceva parte dell'alleanza proposta davanti agli elettori. Eppure i rumors dicono che l'UDC oramai ha stretto veramente un rapporto fortissimo con il presidente e a breve ci saranno anche i primi incarichi. Io non ne so nulla di questo, se ci saranno o no incarichi, né francamente ad oggi mi interessa. Io punto a una soluzione amministrativa che sia idonea per questa città, che guardi al bene comune, che guardi alla trasparenza, alla configurazione di una finalità amministrativa e di obiettivo che si è raggiunto e che in qualche maniera, come stavo per dire prima, capovolga un po' gli aspetti prioritari di questa città, che si passi a guardare all'anima di questa città, che è il turismo, che è la sua connotazione turistica, vocazionale forte da questo punto di vista, che si guardi alla cultura, che si riguardi, ecco, a questi ambiti, ovviamente al sociale, che in qualche maniera sono stati anche mortificati nelle passate edizioni.
Quindi mi sta dicendo che da assessore in giunta con Di Brino ci sono stati anche degli screzi, evidentemente Di Brino non ha posto attenzione a questi punti. No, screzi no. Devo anche dire che Antonio Di Brino ha fatto gli sforzi massimi, ma come posso dire, direttamente proporzionali a quella che era la sua idea di investire sul turismo e sulla cultura. Forse si poteva fare di più, così anche sul sociale. Forse si poteva fare di più, sicuramente si poteva fare di più. I finanziamenti però erano quelli che erano e tutti sapete che io con 250.000 euro all'anno facevo gli eventi che sono stati sotto gli occhi di tutti e che non si ricordavano da un ventennio almeno. Ovviamente per lei Angelo Sbrocca sarà sicuro al ballottaggio. Chi l'avversario per l'8 giugno? L'avversario che la città, la popolazione esprimerà col suo consenso e di cui si avrà la legittimazione potrebbe essere Michele Marrone, senza nessun problema, e in tal caso io ne sarò anche contento.